Allora, come direbbe un altro youtuber, allora siamo live. Mi fischia le orecchie, qualcuno mi penserà, me ne dirà di cotte e di crude. Allora, nel frattempo che io faccio una cosa, nel frattempo che arrivano persone. Ma mi sa che non arriva nessuno oggi, vabbè, io poi dirò il messaggio. Allora, ci sono due persone live. Allora, chi sono? Mi date un feedback, mi sentite? Tre adesso. Sono in mezzo alla natura, quindi sentirete il rumore, sentite c'è i galli. Allora, tanto per cominciare, ragazzi, dirvi subito una cosa, che ho riaperto, diciamo, ho ricominciato a postare le foto su Instagram, quindi se volete potete seguirmi anche su Instagram, metto più che altro cose di vita giornaliera. Allora, Max Angio, ho fatto il tempo per prenotare la cena. Bene, ok. Perfetto, sono estremamente contento. Allora, poi arriviamo anche al dunque. Allora, mi potete seguire anche su Instagram se volete, ho riaperto l'account, ora adesso non ho potuto mettere il link perché non ce l'ho dietro, ma sul PC, quindi appena... Saluto la Germana, ciao Lorenzo Grinelli. Quindi poi torno a casa e infilerò anche il link per Instagram. Seguitemi anche là perché a volte metto delle fotografie, insomma, nei luoghi in cui andiamo, eccetera, eccetera. Non solo del mostro di Firenze, teniamoci bene, non solo di Firenze, però facciamo questa cosa del... vediamo un po' il buito, un saluto dalla sciocceria. Oh, grande Marco. Ciao. Allora, una cosa importantissima, volevo dirvi che al convegno al momento non c'è più posto, è sold out, 65 persone paganti. Però io stamattina ho parlato con, diciamo, con la proprietaria del ristorante. Ciao Lucas. Ho parlato alla proprietaria del ristorante, la quale mi ha detto di non disperare perché dobbiamo vedere un po' come si evolve la situazione del tempo, perché se lo possiamo fare fuori possiamo essere anche di più. Però finché il convegno verrà fatto all'interno, più di quelle persone non si possono, come dire, prenotare. Quindi per stare tranquilli, al momento non si accettano prenotazioni. Ma per appunto ripiegare su questa situazione, chiunque avesse voglia di venire può mettersi. In coda è brutto dirlo, ma insomma, mettersi e far segnare il proprio nome e se eventualmente si libera un posto, se qualcuno mi dice non posso venire, oppure il ristorante mi dà l'ok, vi posso aggiungere. Quindi per favore, se avete intenzione di venire, ma fatelo il prima possibile, perché io poi dopo i primi che arrivano, per quello che ho scritto, li metto in coda. Bene, questa è una cosa molto importante che ci tenevo a dirvi. C'è anche un'altra cosa molto importante per quanto riguarda il canale. Ho visto che purtroppo non posso più andare avanti in questa maniera, quindi alcune cose dovranno cambiare. Allora, rimarrà tutta gratis, eccetera, eccetera, come ho sempre fatto. L'unica cosa è che le live del venerdì sera, dopo essere che sono ovviamente gratuite quando sono live, dal momento in cui finiscono, io le metterò solo per gli abbonati. La costa dell'abbonamento è un prezzo da barboni, che è 99 centesimi al mese, quindi spendete tipo 10 euro l'anno. Mi sta scrivendo in questo momento Livio Matiz su WhatsApp, però ora non gli posso rispondere, quindi stavo dicendo, le live saranno live, ovviamente aperte a tutti e gratuite, come giusto sia sul canale. Appena finite andranno nella sezione abbonamenti, chi le vorrà rivedere, e l'abbonamento costa 0,99. Sto pensando di farne un abbonamento anche più, diciamo, tra virgolette, più costoso, ma per fare delle alcune live con alcuni esperti di cui dopo vi darò il nome, dopo nei prossimi giorni, di cui vi darò il nome, saranno dedicate solo a quelle persone lì. E se faccio un abbonamento, eccetera, eccetera, che dicendo? Vabbè, beh, te lo dico dopo, Livio. Un saluto, ciao Angelo, che dice, no, mi stanno mandando un sacco di messaggi. Va bene, mi potete scrivere dopo, ragazzi, e fatemi parlare. Quindi le live saranno messe in archivio e costerà 0,99 centesimi, un prezzo da barboni. Va bene, barboni. Purtroppo qualche cosa ci devo pigliare anche io, ragazzi. Io per fare questa cosa metà giornata la utilizzo solo per fare video, per organizzare le interviste, eccetera. Ne va del mio lavoro, capite? Solo per quello. Poi potete dirmi che io sono uno speculatore. Non me ne frega un cazzo, tra l'altro. Ma detto ciò, è questo. Saluti a Marco. Saluti Marco? Ma stai parlando di...
Bene, quindi seguitemi su Instagram, ci sono i canali Telegram, c'è il canale WhatsApp, potete seguire anche di là. E niente, ci tengo a dirvi questa cosa qua, insomma, poi vabbè, ripeto, 0,99, 0,99 ragazzi, neanche, neanche, se io vado sotto casa mia c'è il barbone, ci vuole abbonare anche lui. Vabbè, a parte le battutaggio. Niente, quindi se volete mettete, scrivete a Barbara, questa è la cosa fondamentale, se volete venire, perché al momento non c'è posto, vi dovete, ripeto, tra virgolette, perché detto così è bruttissimo, mettere in coda e da lì, appena ci sarà un posto, ve lo diciamo e noi vi mettiamo in condizione di poter venire, d'accordo? I posti in zona sono quasi tutti terminati, quindi se volete dormire qua, secondo me sarà un problema, dovrete dormire Prato, Firenze, Pistoia, eccetera, eccetera, oppure Bologna, Montepiano, eccetera, eccetera, d'accordo? Qualsiasi cosa è disponibile il mio numero WhatsApp, potete telefonare, mandare messaggi, eccetera, d'accordo? Bene, io seguitemi su Instagram, per favore, che ho pochi follower, cazzo. Vabbè, sempre infatti, ma chi mi caga? Vabbè ragazzi, vi mando un grande abbraccio, fatemi sapere, io ho pagato la cena, per trovare un posto andare a dormire, ma Barbara mi ha già dato contatto. Sì, ma se mi scrivi su WhatsApp ti do due dritte anch'io, d'accordo? Va bene, ti dico io dove andare. Almeno ti pay po', perché la Barbara, non essendo di qua, non conosce bene la situazione. Gli ho dato io un paio di nomi a dare a voi, però insomma ci possono essere alternative. Vieni in macchina, vieni in treno, vieni in aereo, dipende da come vieni, allora io ti posso installare. Va bene? Un grande abbraccio a tutti, un grande abbraccio a tutti. Ciao.